che fece Clara Gambai con Nazare, quindi insomma, oddio, anche lì mi spogliavo, a un certo punto, crack, sono nudo, cioè, io mi imbarazzavo in teatro in una maniera pazzesca, quando lui mi spogliava io mi vergognavo, però era il ruolo, quindi non è che fossi un'attrice, cioè, sai, non la fanno recitare, ero protagonista, io poi da lì sono passata all'art, e ho fatto questa follia che per tanti è sembrata comunque una follia, però alla fine io mi sono comunque divertita. Ho messo la prova a me stessa e sono stata in grado, diciamo, di fare quel ruolo bene e in 3 secondi sono diventata famosissima e ho fatto innamorare di me miliardi di persone, cioè generazioni, non voglio esagerare, ma generazioni diverse che ancora oggi sono pazze di me, che comunque continuano a seguirmi. E allora io ho raggiunto il mio scopo, cioè mi sono detta, sono una grande attrice perché sono riuscita a fare un ruolo, perché io la verità... Estremo comunque, no? Cioè il ruolo più estremo forse è proprio quello dell'attrice arte, no? Sì, però siccome beh, certo in Italia c'è questa concezione che la pornostar deve essere una che è assatanata di sesso, una infomane, che si sveglia la mattina, alle orge, non è così, cioè una brava attrice può anche fare quello, ma non essere identica al personaggio. Quindi io quello ti volevo chiedere, infatti, tra l'altro, insomma, c'è una Milly D'Abraccio attrice hard col vestito rosso, insomma, con le collane, col calendario, eccetera, il film, e poi c'è una Milly D'Abraccio invece mamma, sì, che oggi è arrivata un po' in ritardo perché doveva accompagnare o prendere il figlio, non ho capito, insomma, hanno spiegato, no, dagli un orario diverso, perché comunque deve fare la mamma, giustamente. Quindi sì, dare... perché io sono molto impegnata, avendo 2 figli, uno è grande, ha 19 anni, l'altro 12, sono grandi, li ho fatti presto, vabbè, però comunque diciamo che sono stati l'impegno maggiore della mia vita, cioè io in realtà ho fatto principalmente la mamma e come oggi la picciardo, quando avevo tempo tra un fornello e un altro, un pallolino e un altro, poi facevo un filmetto, tanto quello del film si replica sempre, sembra che faccia sempre tanti film, ma è sempre quello, e difatti io ho fatto pochi film in realtà, cioè io in 12 anni di carriera, ma 25, alla fine che sono 1 o 2 all'anno, cioè pochi. Però siccome i miei sono veramente diversi dagli altri, cioè la mia cinematografia è cult, cioè chi vede i miei film si ricolleziona tutti e se ne mette lì tipo di Santini, guai chi li tocca, perché sono veramente eccezionali, perché non è il solito film Marvel, così c'è comunque una storia, interpretazione, c'è un'attrice, penso l'unica attrice arde, dopodiché non penso che altre ci capiteranno. Perché poi a un certo punto quindi si decide magari di lasciare perdere, cioè nel senso di cambiare totalmente, magari, perché voglio dire, tante persone di altri, cioè io sono nata in Rai, io sono nata negli studi. Ma c'è voglia di ritornare a fare quello? Certo, per me sì, perché io mi sento tipo quella che dice adesso sei esiliata, stai lì, nell'inferno, e adesso praticamente hai scelto di andare lì, qui non ci vede più. Ma, purgatorio. Ma c'è un po' questo atteggiamento nei confronti per esempio degli addetti ai lavori, cioè degli addetti ai lavori della televisione, del cinema, eccetera, dire no, tu sei attrice hard e comunque non puoi fare altro, cioè non puoi ritornare a fare. Quelli della televisione un po' ragionano così, sono molto pilotti, diciamo, perché poi la televisione non è più come un tempo, cioè io mi ricordo Drive-In era le spuade, le tette, di sedere delle belle donne, quando anche in Berlusconi era più moderno, era più emancipato, era meno incasinato politicamente, poteva probabilmente si offrire una televisione spinta, diciamo, più frizzata, siamo tornati indietro. Quindi, no, io diciamo che con me non è sempre un rapporto buono, perché comunque non possono, chi mi conosce non può far finta che io non ero migliore prima, sono migliore adesso. Diciamo che ho scelto di fare quella cosa perché mi è servita, mi piaceva, funzionava, era un ruolo che poteva d'impatto far accadere qualcosa e l'ho fatto, certo, tabù, piena di per niente una maiale, ecco, quindi voglio dire, non è che ero uno, cioè, sai, ma tu sei già una scappata, giri scambi di coppie, era una molto tradizionale, ancora tradizionalista, diciamo, quindi per me era solamente il set, il lavoro. Invece spesso, come dici tu, c'è la confusione dei ruoli, nel senso che sì, si pensa, cioè, che poi ci sia, insomma, che uno dalla mattina alla sera faccia quello. No, la gente pensa che la pornodiva o comunque l'attrice che sceglie quello deve essere per forza la ritoma, la satanata, la... per carità, ci saranno anche state, non fa il caso mio. Cioè io purtroppo sono un caso anomalo e difatti io adesso mi sento un po', capito, come un personaggio in cerca d'autore che a un certo punto si un deve... Un po' pirandelliata. Sì, cioè sono in una fase che non so se sono Marilyn o Rita Hayworth,
scherzo. No, comunque, capisci, cioè, io vorrei sicuramente fare qualcos'altro, televisione, cioè, sai cos'è? Uno come me solo varietà può fare. Male, però, un bel varietà potrebbe essere una cosa, no? Solo le belle donne potevano fare varietà, no? C'erano i comici, prendevano quel stancone alto 2 metri. Vero. Oggi invece tutte queste piccolette, chiusinette, cioè, vabbè, sono ragazze da, carine da contorno, ma non sono delle vedette. La me giusto, la musica giusta, cioè, che deve un po' essere al centro, qui sono un po' al centro dell'attenzione. Adesso noi facciamo una piccolissima pausa e torniamo tra poco con lui. D'abbraccio. Cioè,